Michele De Masi, allenatore della Roselle, battuto d'arresto in questa partita casalinga contro il Pietrasanta, penultimo in classifica. Come la vedi in questa gara? Che io non la vedo come una battuta d'arresto, perché comunque abbiamo portato a casa un punto, diamo continuità alla nostra classifica e andiamo avanti su quelli che sono i nostri obiettivi. Oggi abbiamo trovato delle difficoltà, abbiamo sofferto e comunque siamo riusciti a portare a casa un pareggio che muove la classifica e ci fa bene per quello che è il nostro obiettivo principale, che lo ribadisco, è quello della salvezza e del mantenimento della categoria. Poi tutto le viene dopo e di guadagnato eventualmente. Bene, io ho visto un primo tempo molto bello, il Roselle ha recuperato due volte, e ha recuperato questa gara. C'è stato anche uno svarione in difesa di un giocatore senza fare nomi, e anche il gol che ha fatto il Pietrasanta, c'è stato una disattenzione del difensore sul quale ha approfittato vento e la palla è andata dentro sull'uscita del portiere. Quindi due episodi che hanno condizionato poi la partita. Nel secondo tempo non l'ho visto, ho visto molto poco. Sì, probabilmente il fatto che ci ha un pochino condizionato è stato il fatto di aver preso gol proprio sull'ultima azione del primo tempo e come sapete tutti, il calcio quando prendi gol sull'ultima azione vai negli spogliatoi, non è semplice rientrare in campo perché sono mazzate, non puoi reagire immediatamente, devi stare un quarto d'ora lì. Probabilmente era più facile perderla a quel punto la partita, perché quando rientri in campo i giocatori e gli avversari probabilmente hanno più entusiasmo, invece noi comunque siamo rientrati, abbiamo controllato, certo abbiamo creato poco, però la buona volontà ce l'abbiamo messa e questo è importante insomma. Ora siete attesi da due gare difficili, una in Coppa mercoledì con la Laccianese e poi a Cecina in questo derby dal sapore antico dell'anno scorso. Come ci prepariamo? Ci prepariamo normalmente, con la tranquillità di aver dato anche oggi continuità ai nostri risultati, a non aver perso una classifica che poi, se non sbaglio, forse siamo anche primi in classifica, non lo so, mi sembrava da risultati, ora non lo so, nel senso, quindi bisogna essere entusiasti, tranquilli. Partite difficili, come dici te, perché comunque tutte sono partite difficili, avete visto. Il Pietrasanta è venuto qui, aveva tre punti, veniva da tre pareggi, è un'ottima squadra che può mettere in difficoltà chiunque. E il campionato è questo in questo momento. Bene, quello che poi hai sempre detto, perché questo campionato, questo girone, specialmente il girone A di eccellenza, è un girone molto difficile perché ha squadre quotate e quindi fare partita come si è fatto oggi anche con una squadra che era penultima in classifica era una partita difficile. Sì, sì, ma è difficile, però poi uno va a vedere la rosa del Pietrasanta e è normale, è una società, è una rosa che non rispecchia la loro classifica, quindi sapevamo che, cioè noi non guardiamo la classifica, diciamo oggi è una domenica facile, noi sappiamo che sono tutte partite difficili, dannatamente difficili, quindi le prepariamo con tranquillità, dando tutto e sperando di portare a casa sempre qualche cosa di positivo. Abbiamo 13 punti, oggi chiuderemo il campionato a 65, è una cosa pazzesca. Quindi nel senso per una squadra che è stata costruita per salvarsi, quindi va bene in questo modo. Bene, ora buttiamo indietro la partita di oggi e ci prepariamo con la prossima di Coppa Italia. Sicuramente, sapendo che comunque qualche cosa non è andata bene, abbiamo sbagliato qualche cosa e quindi dobbiamo lavorare per migliorare. Bene, bocca al lupo per il proseguo. Crepi il lupo.